A proposito di assunzioni, Presidente, al di là degli ispettori, il direttore Fiori ha annunciato che tra qualche giorno insomma, verrà pubblicato un bando per assunzioni di nuovo personale. Ecco, di cosa si tratta? Quante persone saranno? Allora, il bando uscirà per la precisione il prossimo 12 di luglio e prevede l'assunzione inizialmente di 577 unità di personale su vari ruoli professionali e cui faranno seguito altre 189 unità per il prossimo autunno. Quindi, come vedete, un numero piuttosto consistente di persone che daranno rinforzo alla nostra azione e che, per questo io sono particolarmente soddisfatto, rinforzeranno l'attività del nostro istituto e contribuiranno anche ad abbassare l'età media che negli ultimi tempi, causa appunto il blocco del turnover, si era un po' alzata. Peraltro aggiungo anche che un centinaio di nuovi assunti sono già entrati al 1° luglio, ma quindi, come vedete, siamo intorno al migliaio complessivamente di persone che entro il prossimo autunno entreranno e ci daranno una mano consistente.